su. Zan, 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 zan le belle rane. Questa è una canzone che Enzo Iannacci, tanti anni fa, nel 76, ha scritto, io ho scritto le parole, perché era il finale di una cinecommedia che abbiamo fatto al Derby di Milano. Storico, dove locale, nascevano i comici certo. Della futura generazione, da Diego Battantuono, Giorgio Faletti, Ernestole, Porcaro, insomma un gruppo di... Poi Zelig, eccetera, 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 però certo... No, Zelig è un'altra parrocchia. Sì, sì, no, però insomma erano i due, no? Le due Zelig erano i due luoghi dove è nata la comicità milanese e italiana. Certo. E la canzone si chiama Elisa e diceva delle cose... Repellente Elisa, perché dove? Perché era sta povera Ma perché Elisa? Suonava bene, solamente un fatto di... Repellente Elisa, per sputti il bodino Elisa, sei... Com'erano gli altri tuoi tormentoni? Aspetta, il Cipollino? Beh, no, Cipollino è un classico quello. Quello siamo entrati nel mito. Ciao Cipollino, ciao! Com'era? Ciao! Quello, ma anche oggi i ragazzi, i bambini mi chiamano Cipollino. Io sono Cipollino d'Italia. E com'è nato il Cipollino? Cipollino è nato grazie a Teo Teocoli, quando noi abbiamo... Nel 1981 facevamo un programma su Antenna 3 Lombardia. Antenna 3 Lombardia era la televisione, le prime private, che aveva fondato Enzo Tortora con Renzo Villa e dopodiché, proprio alla prima puntata, volevamo fare uno sketch che c'era un bambino che non sapeva raccontare le barzellette. E facevano ridere perché non sapeva raccontarle. Allora io stavo dietro il palcoscenico, alla prima puntata c'aveva una testa di gallo in testa con una... E dovevo raccontare una cosa che non sapevo nemmeno io. E Teo si è trovato in imbarazzo, ha detto adesso abbiamo un bambino che racconta la barzelletta che si chiama Cic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 
Giorgio, oh, ma che cavolo fa? Cipollino, sono venuto fuori io e poi è rimasto Cipollino. E come questo bambino che non sapeva raccontare le barzellette, anzi che le sapeva raccontare bene quando eri piccolo, in quel di Luino, sia diventato poi uno dei comici più affermati della sua generazione, lo scopriremo, ma prima vediamo, ci vediamo a Canzonissima, 1974. Bravissimo, il tuo debutto in televisione. Mario, porta dentro la sfilata. Modello serata in casa, un abitino semplice per le ore notturne, da vivere con chi vi ama. Pratico, elegante, poco ingombrante. Nulla tenente, grazie sergente. Ciao Vigorone, com'è la lingua? Ho la lingua amara. Ciao Mario. Ciao. Ciao. Per una serata al ristorante senza farvi notare, notti di luna sul mare, creato appositamente in fibra post-operatoria, si cercano commissionari di zona. Ho la lingua amara. Ciao Vigorone. Ciao Mario. Ciao. Ciao. Ti vollero proprio Cochi e Renato. Allora, questo era veramente uno sketch impossibile, perché era una comicità nonsense. Che Cocchi e Renato con Enzo Iannacci mi hanno coinvolto, perché io è stata la prima trasmissione in televisione. Io dicevo, ma voi siete matti, io non sono capace. Diciamo. Ma dai. Giuro, per me è stato veramente complicato, difficile. Ti descrivi come un bimbo appunto molto timido, che però la maestra, quando c'era insomma così da rallegrare un po' gli studenti, sì, Luino, diceva, sì. Che ti diceva? Vieni fuori a raccontare le barzellette, così fai ridere i tuoi compagni. Lei andava a pippare le sigarette. Lei fumava, andava fuori a pippare. E tu intrattenevi e ti ascoltavano gli altri bimbi? Sì, come no. Quindi, ma poi io stavo sempre in classe mista. E facevo ridere le bambine, perché ti piacevano le ragazzine, ma già. Perché ridevano di più, di conseguenza. Eccolo qua, guardalo che bel pupetto, eccolo. Che lindo lei. E quello lì è Cipollino piccolo. Quello lì è proprio Cipollino vero, proprio. Sì, sì. E genitori, una coppia di insomma che si voleva molto bene, due lavoratori,
Sì, erano trasferiti lì a Luino dalla guerra, giusto? Dalla guerra, perché Luino, essendo vicino alla Svizzera, non c'erano i bombardamenti. Poi dopo, quando dopo 10 anni siamo tornati a Milano... Che a te non ti piaceva per niente stare a Milano? No, io a Milano ho avuto uno shock, perché dal paese, il cortile, i campi e le cose così... Mi sono trovato davanti a una realtà dove ho cominciato a balbettare, non riuscivo, è un'emozione, sì, è stata. Poi dopo piano piano mi sono abituato. Hai ripreso? Sì. Ma è vero che nella vecchia casa di Luino, no? Perché poi quando vi intervistiamo scopriamo sempre mondi, non c'era nemmeno, avevate il bagno, che era un privilegio, vero? Per no, la povertà del... No, avevamo praticamente un water, ma era solamente quello. Non c'era la vasca da bagno, non c'era la doccia, non c'erano i servizi. Ma le barzellette come ti venivano? Chi te le raccontava? No, era sempre quella, era sempre una, la solita barzelletta. E perché ti piaceva però esibirti? Solo per le bimbe? No, a me piaceva soprattutto fare, come dicevo, il cretino. Piaceva fare il cretino, di modo che gli altri ridevano e di conseguenza. E mio nonno mi regalò, credo 5-6 anni, una cinepresa 8 mm. Con quella cinepresa, quando avevamo i soldi, mio papà metteva la pellicola, mi riprendevano e io facevo come Totò. E dove sono finiti questi filmini? Credo che li abbia mia figlia, Micaela, a casa. Ce li devi portare però. Era la voglia di essere voluti bene poi, no? Sì. E quindi insomma un'infanzia serena a Milano, insomma un po' di scombussolamento. Poi tu a un certo punto della tua vita, quando hai 18 anni, accade una cosa molto brutta alla tua famiglia, perché papà è mancato muore. Papà, certo, sì. Come successe? È un'embolia, lui aveva fatto un intervento agli occhi, una cataratta, ma essendo emofiliaco, sì, al giorno d'oggi sarebbe niente. Allora è stata una cosa, purtroppo, e poi dopo ho dovuto prendere in mano praticamente la situazione dalla mia famiglia. Mia mamma aveva 40 anni, i miei fratelli più piccoli, però insomma... Ho fatto tante cose, ho fatto tanti lavori. Ti mi sembra neanche impossibile. Responsabile, sembra impossibile averne fatti tanti? Sì. Cosa hai fatto? Raccontameli. Ho fatto il venditore della mota, Il venditore della mota voleva dire che io avevo un furgoncino carico di tutti i prodotti della mota, che erano le caramelle col buco, i buon di mota, i panettoncini, insomma tutti i dolci. E prendevo il furgoncino, giravo per le drogherie, i panifici, i bar della provincia di Varese, perché io abitavo a Besozzo, ed era tentata vendita. Quelli che compravano davano i soldi, li portavo a casa la sera e poi sabato e domenica mangiavamo quelle cose lì, perché sennò non c'era neanche la pasta asciutta. Ma davvero? Sì. Soffrivi della ristrettezza economica? No. Perché no? Perché eravamo felici. Con cosa? Ma soprattutto eravamo una famiglia serena, una famiglia che con la mamma che ci lasciava fare quello che volevamo noi. E nello stesso tempo io ho lavorato anche in fabbrica, ho fatto anche turnista. In che fabbrica, di cosa? Alla ditta Bianchi di Besozzo facevo i secchi della Moplen. Moplen. Moplen erano i secchi, quelli, sì, giuro, io facevo il manico. E la tua vena artistica dove l'avevi buttata in quei tempi? Procedeva parallela? No, sì, perché avevamo già il gruppo musicale. Avevamo i Mimi Tocchi, chiamato, e suonavamo al Lido di Gavirate. Abbiamo fatto sposare tantissimi, abbiamo fatto incontrare. Non era Facebook. Molto più vero, forse anche più divertente, dai. Ci si incontrava alle feste. Ci si incontrava, questi Mimi Tocchi sono questi. E tu dove stavi lì dentro?
Beh, là, alla batteria. Alla batteria, ecco, lì ti volevo. E com'era nato l'amore per la batteria? No, l'ho sempre avuto l'amore per la batteria. Così, perché? Per ritmo? Cos'è che ti faceva impazzire? Ma perché mi è sempre piaciuto la batteria con i miei compagni di scuola, non questi, quelli milanesi. Eccolo, eccolo, guarda qua, con tutti i capelli. Mi sa che non ti abbiamo visto con così tanti capelli. Ah no, qui sono la bustola di Viareggio. Quando, hai suonato anche... Quando accompagnavo Gino Paoli. Qui. Gino Paoli Albano, so. Quindi, so, sì, eri bravo. Sì, sì. Beh, insomma, credo... Non t'avrebbero credo scelto? Credo sì. No, se no, no. Beh, ma noi avevamo il gruppo musicale. Com'era Gino Paoli? Fabio Bolli, eh? Com'era con te Gino Paoli? Che rapporto avevate? Ottimo, ma straordinario. Ma Gino è stato un grande, veramente. Abbiamo fatto delle tournée incredibili con lui. E sia con lui che con Albano vi siete rivisti quando tu poi dopo hai avuto successo? Sì, 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 sì. Ma Albano lo incontro ogni tanto da qualche parte. Televisione. Sì, comunque, la batteria, che strumento affascinante, che poi a pensarci... Toh, c'è una batteria in studio! Dov'è? Qui! Una Ludwig. Cosa? Una me la suoni? Una Ludwig. No, sono le varie marche delle batterie. La Gretsch, la Ludwig. Ma ti piace? Sì, mi piace. Me la vuoi suonare? Boh, proviamo. Proviamo a riscoprire una competenza di gioventù? Memo, sei pronto tu? Ma chi sono le bacchette? Prontissimo. Massimo, sei pronto? Jessica, aspetta, tu che momento. Fai? Ma forse. Cosa facciamo, bravo! Massimo? Cosa facciamo, Massimo? Vuoi fare? Vuoi che comincio io? Sì, dai. One, two, three, four. Una nuova versione di Innamorati Milano. Rock. Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. Senza fiori, senza verde, senza cielo, senza niente fra la gente. Sapessi com'è strano sentirsi innamorati a Milano. Siete pronti? Vai! Tintarella di luna, tintarella color latte, tintarella color latte, è tutta notte sopra il tetto, sopra il tetto come gatti, ma se c'è la luna piena, sopra il tetto, sopra il tetto come i gatti, ma se c'è la luna piena, tu diventi candida. Viva! Ma che bravi! Alleluia! Ma che bravi, Pietro, che energia! No, questi due, dire, Jessica! Abbiamo fatto una versione che non ha mai fatto nessuno di Innamorati a Milano. Giusto. No, devo dire che se non faccio più l'attore mi Ciao. Metto solo ancora la batteria. Guarda, proprio c'è la fila fuori per prenderti la mano. È degli anni 60. Però una mano buona, Sì. Va bene, poi sei diventato attore con tanti film. Adesso così Memo si riprende un attimo. Perché... Beh, improvvisato è così. Cioè. Ma siete favolosi. No, però vi ho visto. Va bene, i film di Massimo Boldi, qualcuno al cinema. Certo, ragazzi, che Milano l'alba ha veramente un sapore particolare. I navili e la ringhiera, gli operai che vanno a lavorare, la nebbia, la mia mamma e il mio papà, il cappuccino, il panettone, con l'uvetta. Ragazzi, Milano mi acchiappa veramente, veramente. Sai perché ti acchiappa? Sì. Perché ti ricorda la tua terra, Orribiland. Ti ricordi quando stavi là, col tuo papà e la tua mamma, coi due mostroni? Lo sai, no? Lo so, non lo sapessi, ma lo so. Cleofe, Cleofe, per dire indindina quanto ti amo, Cleofe. Io ti sento, anche tu mi senti, vero? Tu mi senti? Io ti sento. Mi senti o no? Pronto? Pronto? Mi senti? Non si sente niente? Ma... via? Poi via. Usa via. Vai. Degenerato! Via, pronti, ecco qua. Uno...
E dove? Messa, messa. Ancora? Sì. Vai. Mille di questi giorni. Ha con la faccia di culo del nostro direttore. Cin cin. Cin cin. Scusi, ma avevamo la tosse. Vai al 110 a portare la cena. Signor sì. Incredibile. Ma incredibile. Insomma, Massimo guardava e diceva incredibile. Incredibile perché mi riporti indietro di tanti anni questi film. Sono 75, 76, 77 più o meno. Eh sì, eccezionale veramente 82, strutture 76, quelle date sempre eccezionale veramente. Sì, ha una grande memoria con le date. E che effetto ti fa rivederti? Beh, è un effetto, come dire, particolare, strano. Dico, ma sono io quello lì, mi sembra strano, mi sembra. Ma sei orgoglioso di te stesso? Sì, sì, molto. Quando è che hai deciso di lasciare il lavoro alla Motta o in fabbrica per puntare tutto sulla carriera artistica? E poi il passaggio dalla batteria alla comicità? No, guarda, devo dirti la verità, che la mia carriera è nata sull'improvvisazione, tutto. Come la mia vita. Non ho mai calcolato, non ho mai pensato di diventare quello che poi sono diventato senza rendermene conto. E anche la mia famiglia, quando mi sono sposato, mi sono sposato giovane, lei, io ero un po' più grande. Marisa non aveva i 18 anni, io ne avevo già 27 o 28. E anche lì c'è un tema di improvvisazione, tra virgolette, o di casualità, perché lei entra un giorno, tu la vedi entrare in un luogo dove lavoravi, no? Sì, perché aveva 16 anni, nel 72 sì. C'era quella famosa austerity, che più o meno era un lockdown, cioè avevano chiuso tutti, non si poteva suonare, non si poteva guadagnare. Allora io mi sono inventato di affittare una latteria che però faceva anche, potevi fare anche i pasti. A Milano c'era questo. E in questa latteria praticamente lavoravamo tutti noi della nostra famiglia, per male che vada mangiavamo, e questo era un caso importante. E un giorno ho visto una ragazza che entrava, che lavorava in un'azienda vicino, ho detto, ma è questa qui? Ho cominciato piano piano a chiederle il numero telefonico, c'erano ancora i telefoni quelli sul muro. Sì, devi fare il numero. Che se sei a letto ti devi alzare e mettere le ciabatte. Dai, pronto! Ma che cosa ti colpì di lei? Ma la semplicità, una brava ragazza, molto carina, semplice. Ti folgorò proprio. Sì, perché poi in quegli anni lì, gli anni 70. Gli anni 70, c'erano molti gruppi musicali. Eccolo qui, col Davide Donatello. C'erano i gruppi, tantissimi gruppi. E le ragazze sceglievano in base allo strumento. C'erano quelli che piacevano i batteristi, quelli che piacevano i pianisti. Ognuno aveva un mercato. Quelli che piacevano i bassisti. Sì, e io non piacevo a nessuno. No! No, non piacevo a nessuno. Davvero? Come Marilyn Monroe, che si innamorava sempre dei sassofonisti. Brava, vedi, è così, esatto. E invece il batterista. E allora ho incontrato lei che non amava né i batteristi, né i sassofonisti, né niente. Ma è vero che fu lei che ha invitati al cinema? Sì. Se no te... Ah, se no io, per l'amor di Dio. E che cosa andaste a vedere al cinema? Beh, questa è una domanda, forse che non mi ricordo. Perché l'hai scritto nella tua biografia, che andaste a vedere Lo Scopone Scientifico. Ah, sì, ecco. Che è un grandissimo film, mi faceva piacere quello ricordare. Quello di Alberto di Sordi. Sordi e Piana, ah, certo. Bette Davis, lei la cattiva. No, credo che era... Bette Davis era la cattiva, sì. Ah, sì? Sì, era Bette Davis. Non era la Monica Vitti? No, era la cattiva americana e loro alla fine, vabbè, c'è un finale sconvolgente, un film cattivissimo, Lo Scopone Scientifico. Senti, venendo a noi, perché qui Marisa mi sorprende questo percorso quasi inconsapevole. Cioè, sei diventato famoso a tua insaputa? In un certo senso sì, in un certo senso. E questo ti rassicura? Cioè, nella vita potevi essere tutto il contrario, no, di tutto? Sono sempre rimasto molto insicuro,
però nello stesso tempo ho sfidato la sorte cercando di fare quello che ero sicuro che sarebbe andato bene ma che non sapevo fare. Perché cioè, è un po' strana la cosa. Sì, no, infatti spiegamela. Beh, è come dire, come quando ho fatto Canzonissima nel 74, ho detto, ma come? Io arrivo da un paesino, da Luino, sì, sarò in un locale dove c'era Iannacci, Gaber, Dario Fo, Cocchi e Renato, Villaggio, dove, però voglio dire, andare in televisione, la televisione era ancora in bianco e nero e i canali erano due. Ma io non vengo in televisione, invece no, tu devi venire, tu devi venire. Alla fine sono andato e fu un successo soprattutto per Cocchi e Renato sicuramente, ma per il sottoscritto. Quando terminai Canzonissima nel 74, rimasi fermo, dicevo adesso che cosa faccio? Perché ognuno è finita la trasmissione, è finito tutto qua. Che cosa dovevo fare? Avevo la bambina piccola, avevo mia moglie e allora mi sono messo a fare il tassista. Ah sì? Sì, facevo il tassista. E qualcuno ti riconosceva? Abusivo. Pure? Sì, per forza, perché non avevo... Non dove? Avevo. A Milano? Milano. E qualcuno ti riconosceva? Ma no, ma non è nessuno. Sì, qualcuno, vabbè, ma i miei amici, così. E poi dopo... Dopo un po' di tempo Gianni Bongiovanni, che era il proprietario del Derby Club, che io imitavo perché parlava, cioè allora. Come parlava? Dunque, mio fratello si è sposato abbiamo portato sulla mobile, sì, 4 anni fa, cioè non si capiva mai. un incubo. Questo signore. Però mi disse, tu, bon. Tac, qua, comico, detto, comico cosa? Tu, Iannacci, tac, telefonata, tac, pam, pam. Scusa. E praticamente mi dice, ti do 15.000 lire al giorno, tu impari a fare il comico qua. 15.000 lire al giorno era una cifra pazzesca. Cioè, pazzesca, una cifra rigorosa, certo. Io ho cominciato a prendere tanti di quei fischi, perché Iannacci mi aveva montato uno spettacolo impossibile. E tu i fischi ti scoraggiavano oppure no? Pochino. Mm. Però non troppo. Non troppo, però continuavo. Fino a quando un giorno ho incontrato Teocoli in quello stesso locale, ha detto, ma tu quanto fai? Dice, io faccio 10 minuti, un quarto d'ora. Allora anch'io ho 10 minuti, un quarto d'ora. Mettiamoci insieme, ci siamo messi insieme e abbiamo fatto un grande successo. E da lì è stata proprio la partenza poi per le televisioni private che stavano nascendo. Senti, ma quest'Italia che tu hai raccontato anche in tutti, hai fatto più di 70 film, mi sembra, insomma, sì. Tra le partecipazioni, di biglietti venduti, eccetera. E tu hai raccontato un'Italia anche un po' volgare, un po' pressapochista. Beh, abbiamo raccontato io e Cristian, abbiamo raccontato un quarto di secolo. Forse anche con un po' di compiacimento. Gli italiani, secondo te, sono davvero così? Secondo me sì. Come sono? Sono come li abbiamo raccontati noi. Tutti? Beh, non tutti, però il cinema che io ho fatto insieme a Cristian e anche solo è il cinema popolare. È proprio il cinema del non pensare. Proprio lo svago totale che il pubblico ama ma che la critica odia. Siamo stati criticati specialmente. Però avete sempre rifatti con gli incassi che erano sempre. Sì, sono però, stati sempre molto generosi, però rimane sempre quelle. Tanti premi mi ha preso pochissimi. Io il Davide alla carriera. Tanta gloria, c'è stato, tanta gloria. E quindi, ma non ti sarebbe piaciuto fare un film impegnato? Ma io l'ho fatto. Quello di Pupi Avati, sì. E com'è andata? Ma è andato che alla Sala Grande di Venezia è stato un grandissimo successo. Il pubblico non ha dovuto vederlo nessuno. E quindi già alla fine, dovendo mantenere una famiglia, 3 figlie femmine, se senti Massimo, però dal punto di vista affettivo invece, diciamo, Marisa è stata la donna che tu hai scelto
e che hai amato tutta la vita, quindi diciamo quell'Italia, l'italiano che sta lì, che corre dietro alle gonne, eccetera, tu alla fine non sei così. No, vediamo insieme, Marisa? Sì, volentieri. Lui come papà e come marito è molto affettuoso, però allo stesso tempo è anche un po' brontolone. Allora brontola per le nostre figlie, noi abbiamo tre bambine e lui, insomma, quando arriva a casa, appunto è stato via qualche giorno per motivi di lavoro, vorrebbe che tutte quante, noi, le sue donne, hai capito? Ci mette a sua disposizione. E invece c'è la grande, c'è la sua scuola. E spero c'è gli che amici. Anche tu esci con qualcuno. Sì, questo... Sto in casa ad aspettare lui. Ma io non ti facevo così, è maschilista, macho. No, io non sono maschilista, io sono il papà. Che vuol tu dire? Devi sapere che il papà deve essere il papà. Come deve essere? Cioè, deve essere severo ma buono, deve essere cattivo, però nello stesso tempo anche indulgente. Deve essere, insomma, un papà. E che effetto ti fa rivedere Marisa? Bene, bello. Bello? Sì. Marisa, è stato un grande dolore per te, perché nel 2004, dopo una malattia che pensavate di aver sconfitto... Sì, troppo presto, il tumore era 46 anni... È morta di questo tumore che era prima al seno, poi dopo è tornato al fegato e insomma da lì hai vissuto altre storie d'amore, te? Sì. Però? Sì. Però poi è difficile... Ricostruirsi una vita non è facile. Poi ti illudi di poterlo fare, ma poi chiaramente poi le figlie sono tre figlie che sono tre cani mastini. Sono terribili. Qualsiasi amica può essere vicino a me. Sono come dei Doberman. Ah sì, eh? Sì, si spaventano e scappano poi. E però tu fai con te, cioè tu però le tue donne si sono spaventate delle tue figlie? Sì. Ma tu gliel'hai mai detta questa cosa alle figlie, alle tue figlie? No, perché sennò finisce che si fanno parole. Meglio pensare ai nipotini. Perché adesso, diciamo, hai l'occasione di poterglielo dire, perché Manuela e Marta Boldi sono qui. A sorpresa, i due mastini. Avete sentito cosa ha detto papà? Che belle ragazze! Buongiorno, piacere, ciao Seri. Piacere mio! Sì, ma scusate, ne manca una però. Guarda. Vabbè, però scusami, Doberman. Io non mi sento un Doberman, cioè, semmai dai, facciamo un pastore tedesco. Vabbè. Io un Jack Russell. Dai, spiegate voi allora. Senti, abbiamo capito che voi siete gelose di papà, così vi ha descritto come due donne gelose di papà, questa è in sintesi. Gelosissime. Vero? Allora, che sia gelosia adesso, ma no, ma che gelosia. È lui che alla loro, fine della fiera, loro vogliono cercare di difendermi da eventuali aggressioni. Vabbè, mo adesso è così, però oddio. No, ma non a me mi dà l'idea, sì, ho capito quello che vuoi dire. Mi dà l'idea, comunque, papà, l'ho conosciuto oggi, mi sembra una persona molto buona, papà. Mi dà quest'idea di una persona molto candida. A papà non puoi non volere bene. A papà non puoi non volere bene, quindi è anche forse normale che cerchiamo di tutelarlo, però che siamo dei Doberman anche no. Cioè, ci mancherebbe altro. È lui che corre poi da noi. Cioè, vi confessa le sue pene. Vedi che però bacchettiamo subito, in parte c'ha ragione. Esatto, infatti. Vedi che vi confessa le sue pene amorose, non ho capito che cosa viene a dirvi. Sì. Che rapporto c'è con due figlie grandi? Allora, vabbè, poi comunque c'è anche l'altra sorella grande, che è la più grande di tutte, che si chiama Micaela. Siamo tutte libere professioniste in casa. Noi siamo più libere, lei è più professionista, quindi purtroppo non può essere qui presente. Ciao Micaela. Ma no, lui. Esatto, salutiamo comunque Micaela, che sicuramente se riesce ci sta. Ma ci sta seguendo. Dov'è la Micaela? Scusa, dove andate? Ma ci sono loro due, adesso perché la Micaela. Scusami. Ah, vabbè, ok. Ringrazia loro che sono venute. No, benissimo. Allora, è stata una bella sorpresa o no vederci sì, qui? Sì, assolutamente. Va bene. Che papà, vediamo se gli occhietti vanno in giù. Esatto, no, un po' frastornato secondo me, non ci sta capendo più niente. Ma perché papà è quindi sì, Massimo? Lui è stato geloso lui quindi di voi? Che papà è?
Sì, è questo, sì, sicuramente è il primo che poi appena vede che c'è in giro qualche spasimante, qualche ragazzina, chi è? Allora però ti ha mandato un messaggino e però hai visto? Beh, ma visto? Per lui sono tutte simpatie. Tutte simpatie, esatto. Almeno quando eravamo anche più piccole per lui i fidanzati erano simpatie, perché esatto. Tanto poi si tornava sempre dal papà. Ah, così e sei? È lui anche un po' che è geloso di noi. È così, Massimo? Comunque la cosa bella che mi piace, e infatti lo dico sempre a loro, è che ci sono create una bella famiglia. La Manuela ha due bambini, ha un marito molto bravo, molto simpatico, proprio bravo bravo. La Micaela purtroppo si è separata, però c'è Massimino che ha 19 anni. Faccio il nonno. E la Marta invece deve andare a New York. A fare cosa, Marta? Esatto. Ecco, qui siamo in io sono follemente in cosa? No, qui siamo in un argomento che ti piace. Argomento che mi piace. Io sono follemente innamorata di Broadway e di New York, quindi io non vedo l'ora che si riassesti tutta la situazione per prendere un aereo e tornare nella mia città del cuore. Intanto lavoro da qui, però sono già pronta con la valigia. E che cosa fai a Broadway, Marta? Lavoro, adesso mi sto occupando di sceneggiatura e produzione, lavoro con una hub creativa di giovani autori che si chiama Rigot Stories e quindi inizio a farmi le ossa così, però visto che abbiamo poi tutto un range anche internazionale, appunto, sono pronta per partire appena è possibile. Manuela, vedi la differenza? Sì. Io quando ho cominciato non avevo una meta, loro ce l'hanno. Meglio o no? Meglio sì. Manuela, qual è la cosa più importante che ti ha insegnato papà? Il rispetto per il prossimo. Brava. Veramente, può essere magari una frase così detta, però al di là di tutto, io mi rendo conto per esempio che noi viviamo tutto sommato in una situazione veramente, cioè siamo agiate, non ci manca niente, eccetera, ma non per questo... bisogna voltare la faccia a una persona che magari ha più problemi rispetto a noi o cose del genere. Soprattutto l'umiltà ed il rispetto per il prossimo. E questa è una cosa che sto cercando anch'io nelle vesti di mamma di trasmettere ai miei figli. Speriamo di riuscirci come lui e la mamma, perché comunque anche la mamma ha fatto tanto, speriamo di riuscirci, insomma. Sì, ecco, dire sempre la verità. E peraltro oggi è l'anniversario della morte di vostra mamma, sì. E di Massimo, e della moglie di Massimo, di Marisa, e penso sia da lassù, Marisa secondo me se vi vede, sarà contenta di vedervi e forse è un modo molto affettuoso di ricordarla. Sì, molto, molto. Certo, sempre, ma lei è sempre con noi. Sì, Bene. Sì, certo. Io preferisco stare zitta perché sono dalla lacrima facile. No. Quindi siamo molto sensibili. Siamo molto sensibili. Beh, sì. È normale però comunque che sia così. Comunque sì, che sia orgogliosa di noi e che sia orgoglioso di papà, insomma. Certo, speriamo. Bisogna poi capire che la vita continua. Sì, certo. Ma il tempo lenisce le ferite o la mancanza si sente di più? No, è un discorso abbastanza complicato. Certo che è difficile continuare ad andare avanti. Io fortunatamente ho una professione che mi permette di poter staccare ogni tanto e di impegnarmi su una professione che mi piace. Che quando è quella poi non è che quella è avvolgente. Allora, i momenti di nostalgia o di sono pochi. Ti distrai. Li vediamo qualcuno dei tuoi tormentoni e poi andiamo allo specchio. So contrario alla petto la pressione, o si può vedere a cottura. Come dite cottura voi a Milano? Dite cottura. Noi invece a Firenze si dice cottura. Basta con questi piatti raffinati. Oggi vi insegno come dovete fare un cocktail. Come dite cocktail a Milano? Dite cocktail. Noi invece a Firenze si dice cocktail. Allora, prima operazione per fare un cocktail dovete prendere questa, che è una brocca. Come vedete questa è una brocca con due tacchi. Prima tacca, seconda tacca.
Come dite tacca a Milano? Dite tacca. Invece noi a Firenze si dice tacca. TG, pronto? Regia, bene, abbiamo cominciato. Niente. Un nano di Lucca di nome Tino, praticamente un lucchettino, laureato in medicina ancora in erba, un erbivoro, ha fatto una scoperta di enorme importanza. Ha scoperto che a tutti gli anziani con la pressione alta gli gira la testa, mentre quelli con la pensione bassa gli girano le balle. Pronto? Regia, pronto! Ma papà vi ha fatto ridere anche a casa? Vi fa ridere anche a casa? Sì, sempre. No, sì. Ma adesso eravamo qua che adesso ci ha fatto ridere Lucchettino. Sì. Poi io che per il momento vivo ancora con lui, ogni tanto rido proprio da sola perché lo senti da qualche parte in casa che lui parte con le sue cose. Allora. E quindi ora che se ne parte ti lascia solo? Sì. Massimo, come adesso sì, vabbè, ma tanto qua succede. Un vieni così, avanti in tre. È giusto così, no? Sì. Ognuno deve seguire la propria il proprio destino. Andiamo allo specchio. Grazie ragazze. Buon vento, in bocca al lupo per tutto. Grazie per questa sorpresa, papà, che è stato tanto contento. Benissimo. Ma che bella sorpresa. Bellissima. Che canti? Cosa canti? Questo... Vedi come canta? Beh, ma da ieri canta, ogni due minuti canta. Qui cosa succede? Lui canta e qui ti faccio vedere un po' di cose. Il primo è un videomessaggio. Guarda, guarda qui. Ciao Massimino, guarda che video originale che ti mando. Tenevo tanto a salutarti, a dirti che sono molto contento di essere tuo amico. E ringraziarti anche per tutti i consigli che mi hai dato durante i film. Quando muovevo i primi passi io ti guardavo con curiosità. Sei un sei pazzo, però sei geniale. Ciao Massimo, ti voglio bene. Che carino. Conticini, sì, avete girato insieme Natale a Miami, mi sembra. Ma no, abbiamo girato qualche film, parecchi. E la coppia Boldi De Sica che futuro ha? La coppia Boldi Christian ha fatto epoca e di conseguenza siamo tornati insieme dopo 11 anni che ci eravamo separati e abbiamo fatto due grandi successi. E adesso sto aspettando di fare il terzo. Il terzo, non c'è due senza tre? Speriamo Christian di sì. Christian è d'accordo? Sì, secondo me sì. Solo che il momento è molto difficile. Certo. Molto difficile. Adesso sto lavorando con Neri Parenti per cercare di trovare una storia simpatica che possa piacere per il 2021, che non sarà il Natale, sarà o prima o dopo il Natale. Ma insomma è difficile, non è tanto facile. Bisogna... Con Christian cosa vi ha unito? No, con Christian siamo, siamo dei fratelli di sangue quasi. Mm. E ci siamo conosciuti nel 72. Però perché vi siete separati poi a un certo punto? No, ma noi ci siamo la prima volta perché a Christian era mancato il papà. E poi si è messo a fare praticamente il cantante solo. Io ho continuato nella mia professione di batterista e di cabarettista e poi Carlo Vanzina e De Laurentiis... Ha capito che dovevate... No, hanno pensato che un milanese e un romano, io avevo già un successo simpatico, voglio dire, e Christian pure, e di conseguenza ci hanno proposto di fare Yuppies. E da lì, da quegli Yuppies siamo andati avanti 25 anni. Io me li sono dimenticati, gli Yuppies. Vi ricordate quando c'erano gli anni 80, no? I rampanti milanesi. Esatto. La Milano da bere. Con l'orologio. Pago pretendo, l'orologio. Esatto. Che non ci sono più, ci toccherà avere. Beh, ma tu pensa che ancora oggi. Pensa te che ma tu non sai quanti sono i giovani che rivedono questi film e li vedo su Instagram, su Facebook. Ricordo. Vedi, c'è Pietro che conferma. Ci sono proprio delle pagine dedicate a. Sì, ma veramente è un successo travolgente. Io avrei voluto fare anche il terzo, Yuppies 3. Però sono Yuppies che hanno 70 anni, forse non si riesce a raccontare.
bisogna, non lo so, insomma. Il nonno dello Iuppi si potrebbe e poi fare. Dovrebbe farli di Laurentiis, Aurelio, il che invece non credo che abbia intenzione di fare Iuppi's 3, preferisce fare il Napoli. Vuole. Quella è un'altra storia. Altra storia. Va bene, allora Massimo, Marisa, Micaela. Tutte con la M. Tutte con la M, perché? Con la M, con la M. Perché? Marco è mio papà, Mario mio nonno. Ma no, quindi mio... la M è una Memo, vedi? Quanta... Memo, è quello lì, giusto. Così, questo vezzo. Ma diciamo... perché la M, sì. Per... MB. Cos'è MB? Massimo Boldi, certo. Sì, Massimo Boldi, Micaela Boldi, Marta Boldi, Manuela MB, Boldi. Io sono SB. Marta Boldi. No. Però, diciamo, con i nipoti questa consuetudine l'avete un po' mollata. Con i nipoti sì, vabbè. Prossima clip. Sorpresa! Sorpresa! Come stai, nonna? Ti voglio tanto bene. Noi stiamo vedendo di farti un video bello, tu mi fai tanto ridere e io voglio vedere un altro video in televisione. Ciao, tanti baci, io ti voglio benissimo. Saluta Leo. Ciao, io e il nonno, io e Leo ci vogliamo tanto bene. Meme. Oggi siamo andati a scuola e abbiamo fatto tanta pappa. Ciao, ci vediamo. Ciao nonno, ciao Serena, sono contento di farvi questo video per salutarvi. In questo momento sto scegliendo quale film guardare questa sera, perché nonno, come tu ben sai, io sono il tuo fan numero uno. E comunque, dato che comunque tutti questi tuoi film fanno proprio ridere, mi sa che alla fine mi riguarderò tutti perché sono proprio fantastici. Comunque adesso io mi sa che vado e... Ah, nonno, ma quella foto lì? Va che bella giacca che sei su, bellissima, fantastica. Ciao! Bravissimi! A parte sono bellissimi, ma guarda ti sei commosso però, eh? Sì. Sono Massimo Federico, Vittoria Marisa e Leonardo. E Leonardo, sì. Uno più bello dell'altro, che Dio li benedica. Ti vabbè, lo stampo è buono, dai, insomma. Sono molto più belli di te, però te lo sì, possiamo bene. Dire, dai. Va bene, cioè... vabbè, altra generazione. Come? Sì, ma bellissimi, davvero. Sì, sì, sì. Sei un uomo felice? Sì. Che desideri hai? Vivere 1000 anni come Mosè. Giusto. No, purtroppo non si può, bisogna... I desideri ne ho già assecondati tanti, voglio dire. Bisogna pensare che comunque ho fatto una bella vita, molto. Evviva. E c'è un'altra cosa della quale tu sei appassionato, che forse non tutti sanno, e che ci riporta, infatti la musica è quella, un film che vinse l'Oscar, che è appunto Nuovo Cinema Paradiso, sì. Tu sei un grandissimo appassionato di cinema. E collezionista di pellicole. Vediamo. Questo è proprio il mio Cinema Paradiso. Su questo mi commuovo anch'io, perché la scena finale di Cinema Paradiso, ve la ricordate, con tutti i baci censurati, no? Attaccati l'un l'altro con questa musica bellissima. Qual è il tuo film del cuore? Sono tanti. Tu collezioni pellicole proprio. Sì, sì, sì. Che volevi sì. Fare il proiezionista, lui da bimbo voleva fare quello. Ma che io metteva le ho donate alla Cineteca di Milano, uh-huh. In comodato d'uso, perché non si poteva più tenerli in casa, sai... Sono dei pesi e quando hai cominciato a comprare pellicole? Ma ho cominciato circa negli anni 80, 80 sì, a metà anni 80. Il film di cui sei più fiero di aver acquistato? Credo L'incompiuto di Marilyn Monroe. Ah, certo, quella della piscina, la scena della piscina. Sì, sì, sì. Hai quella scena lì? Certo, sì, sì, in 35 mm. E se la tua vita fosse un film, che film sarebbe, Massimo? Forse a qualcuno piace caldo.
sei il numero uno. Grazie Massimo Boldi. Che cosa avresti voluto essere? Tony Curtis o Jack Lemmon? Vieni che ci salutiamo. Grazie. È finita, vuoi stare ancora un po'? 50 no. minuti siamo stati. Certo. Allora, sì, perché lì c'è Tony Curtis e Jack Lemmon che si vestono da donne, sì, no? Sì, sì. E c'è la famosa frase... più Jack Lemmon, sì. Più Jack Lemmon, va bene. Ci va bene? Grazie Massimo, salutaci grazie. La tua bella famiglia. Non ci possiamo dare la mano per la pandemia, okay. ma come se avessimo fatto. Grazie. Come ti avessi abbracciato. Grazie, ciao, salutaci Milano. Grazie. Grazie davvero. Grazie. E adesso, buon vento, puoi uscire di qua, dai, segui me. Ma accompagnano te che ormai sei di casa, dai. Andiamo a vedere l'UFO un'altra volta. Ma ah, già è vero, abbiamo visto l'UFO. Gli unici no, scusami, che... cosa no, no, questo bisogna dirlo. Dovevi dirlo tu, io non so. Bisogna dirlo. No, io la so, sta con Barbara D'Urso, avete visto un UFO? Voi sì, tre. Nel 77-78, lui con la Barbara D'Urso presentavano Telecity un programma. E io andavo con loro perché suonavo la batteria, eccetera. E sull'autostrada abbiamo visto una luce immensa, ma una cosa ferma, impressionante. E poi a un certo momento si spostava con una velocità incredibile. Non poteva essere un aereo, un razzo, qualcosa. Era un UFO, quindi. Era un UFO. Ne siamo sicuri. Non ci siamo fatti mancare niente. Era abbiamo un UFO. Visto, era un UFO. Ma avevate mangiato, bevuto, fumato? Non no, so, no, c'era no, qualcosa. No, no. Ecco, no, no, però, no. No, no, poi lui ha detto UFO, dai, che basta. Che bella l'amicizia. Ciao grazie a tutti. Massimo. Grazie, grazie Memo, viva gli UFO. Ciao.